Buongiorno. Bene, oggi vi farò vedere come fare i nervetti del ginocchio. Eccolo qua. Abbiamo lessato le nostre ginocchia per benino per diverse ore, almeno per 3 ore. E ora andremo a togliere i nervetti dall'osso e li ripasseremo in padella con pomodorini, basilico, prezzemolo e origano, un pochino di cipolla, aglio e peperoncino. Un modo diverso per non farli in salsa verde, poi li faremo anche in salsa verde. Bene, cominciamo con preparare i nostri nervetti. Eccoli qua. Dobbiamo togliere dall'osso. Come vedete sono molto molto morbidi. Ecco qua. Il nostro ginocchio, vedete? Scarimpicate per bene. Allora, un consiglio, se non avete tempo di fare il brodo con le ossa e farlo andare piano piano, li potete acquistare già lessati, già cotti, si trovano. Qui avvantaggerete molto il lavoro. Ok? Ecco qua, ecco i nostri nervetti. Bene, ora abbiamo bisogno di una padellina. Ciao Gio, ciao Giovanni, ciao Salvatore. Ecco qua, inquadriamo bene la padella, perfetto. Accendiamo il fuoco. Buongiorno anche a te. Cucino i nervetti del ginocchio con il pomodorino. Questi qua. Abbiamo lessato le ossa del ginocchio della mucca e abbiamo tolto la cartilagine. Ok, abbiamo preparato la nostra padella. Mettiamo un pochino di olio. Buongiorno Angelina. Così va bene l'inquadratura? Ok, sto imparando, eh? Perfetto, grazie del consiglio. Mettiamo un po' di peperoncino. Facciamo un po' piccantini. Aggiungiamo l'aglio e la cipolla. E aspettiamo, facciamo rosolare un pochino. Nel frattempo, grazie Angela, grazie. Abbiamo tagliato dei pomodorini, ci abbiamo messo del basilico, origano e prezzemolo. Adesso facciamo rosolare del benino, poi andremo a saltare il nostro pomodoro e infine metteremo i nervetti. Ciao Lac, buongiorno anche a te. Un saluto da Roma. Ciao Sergio. Qui a Roma è scoppiata la primavera, si sta benissimo. Non so da voi, ma qua è primavera piena piena. Ecco qua. Ciao Sergio, buongiorno. Vuoi farmi tu visita? Per il momento non si può. Siamo tutti relegati nelle nostre casine. Che dobbiamo fare? Verranno tempi migliori. Ecco qua, ci siamo, ci siamo. Questo è un piatto che profuma d'Italia, profuma di basilico, di prezzemolo, di origano, quindi ha i profumi della nostra terra. Piove lì? No, Gio, qui c'è il sole, è tutto in fiore, sbocciata proprio la primavera. Oh, ecco qua, ci siamo.
Basta, ci vuole poco poco poco, poco tempo. Un pochino di sale, lo mettiamo. Senti, l'origano sprigiona tutto il suo profumo. È spettacolare. Prendiamo i nostri nervetti. Una cosa importante, non gettate via il brodo, mi raccomando, che fa benissimo, lo filtrate e lo consumate, tal quale con me, o potete usarlo anche per le vostre preparazioni. Questo, la cartilagine, ha un alto contenuto di collagene, che credo che fa bene alla nostra pelle, fa bene alle nostre cartilagini, quindi alle nostre articolazioni, è molto importante. Quindi oltre ad avere un piatto molto saporito, avremo anche un piatto saldare. Ecco qua. Benissimo. Eccolo. La nostra cucchiarellina, carina carina. Ecco qua. Bene, a questo punto non devono cuocere molto, mi raccomando, devono mantenere quel gusto di fresco. Possiamo mettere i nostri sempre a fiamma vivace, non ha bisogno di molta rottura perché già sono cotti, e li facciamo insaporire per qualche minuto. E il nostro piatto è pronto. Grazie Gio, sei molto gentile. Altri pochi due tre minutini e siamo pronti. Siamo pronti con il nostro piattino. Grazie, sei molto gentile. Diciamo che una volta era considerata la cucina povera, di recupero, e adesso invece è stata molto valutata. Anche è molto saldare. Eccolo qua. Bene. Ok. Ci siamo. Siamo pronti. Abbiamo già fatto. Abbiamo visto come siamo stati veloci, 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 veloci. La parte più lunga è far cuocere, mettere a cuocere le nostre ossa. Però ci sono delle pentole, c'è la slow cooker, che voi siete lì, è una pentola elettrica, va da sola, piano piano, bolle, e vi fa il vostro brodo di ossa di quanto il vostro metodo. Quindi, ecco qua. Ci siamo. Ecco qua. Ecco il nostro piattino. Il nostro piattino è bello e pronto. Ecco qui. È profumatissimo. Bene. Per oggi abbiamo fatto una ricettina veloce, veloce l'abbiamo fatta. Baci, abbracci a tutti quanti e alla prossima ricetta. Un bacione grande, grande a tutti quanti e buona primavera a tutti. Un bacio. Ciao.